Buongiorno, bentrovati, bentrovato Fra Ezio, pace bene a te Leonardo. È una puntata ricchissima quella di questo sabato 23 ottobre, perché parleremo di tante figure in cammino verso la santità e ci uniamo spiritualmente in preghiera anche con due prossime celebrazioni di beatificazione che avverranno nelle prossime ore. Una è già in corso in realtà, quella di Suor Lucia Ripamonti delle Ancelle della Carità di Brescia, e faremo un inciso su questa figura importantissima, e poi un'altra a Rimini, quella di Sandra Sabattini, che figlia spirituale di Don Oreste Benzi, questo pomeriggio sarà elevata all'onore degli altari con il titolo di Beata. Allora Fra Ezio, visto che abbiamo davvero tanti argomenti di cui parlare, io partirei con il primo, che è quello che ci è più vicino, e parliamo di Fra Modestino Fucci, servo di Dio che sicuramente tanti di voi conosceranno. Vogliamo partire con un brevissimo servizio sulla sua vita e poi ritorneremo in studio per parlare con ospiti davvero importanti. Fra Modestino, nome di battesimo Damiano Fucci, nasce nella terra di Padre Pio a Pietrelcina e dal suo ambiente contadino e dall'esperienza del duro lavoro manuale, attraverso la preghiera costante e l'ammirazione per il suo illustre compaesano, è passato alla vita conventuale, svolgendo per molti anni le mansioni più umili, da fratello laico secondo la tradizione. È stato portinaio, questuante, cuciniere. In questi compiti si distingueva per la sua intelligenza pratica e per lo zelo operativo, tanto da essere nominato dai superiori istruttore dei fratelli laici. Quella di Fra Modestino è stata un'esistenza modello di autentico frate minore cappuccino. Egli è stato sempre come colui che serve. Di fondamentale importanza nella sua vita è stata la figura di San Pio da Pietrelcina. Non solo durante la vita di Padre Pio, quando Damiano Fucci, Fra Modestino, veniva a San Giovanni Rotondo per fare visita al santo compaesano e intrattenersi con lui in colloqui spirituali, ma soprattutto dopo la morte del santo. Fra Modestino, memore di una promessa di perenne assistenza fattali da Padre Pio, si è sentito chiamato ad amministrare l'eredità di una piccola parte della missione affidata da Dio al suo padre spirituale. Così, sulle orme del cappuccino stigmatizzato, il compaesano e discepolo si è sforzato di camminare come meglio ha potuto, offrendo la sua persona per aiutare le anime a riconciliarsi con Dio e con i fratelli. La vita di Fra Modestino è stata una vita di preghiera. Sarà stato per la santa emulazione che aveva nei confronti di Padre Pio, sarà stato per la riconoscenza al Signore per i doni ricevuti, ma sta di fatto che egli era in costante atteggiamento di preghiera. Infatti, per lui la preghiera era il pane quotidiano. Il suo sostare seduto davanti al tabernacolo per ore era il segno visibile di una familiarità con Dio, che si esprimeva anche nella postura che Fra Modestino assumeva, appoggiando le sue stanche gambe su un'altra sedia, di fronte a quella su cui era seduto, in un atteggiamento di distensione che ci si può permettere solo quando si è davanti a un parente o un amico intimo. Questa amicizia con il Signore lo ha reso sempre più sensibile verso i bisogni dei fratelli, e nonostante i suoi acciacchi fisici e le sofferenze dell'età, finché ha potuto, anche contravvenendo al parere dei medici, non si è risparmiato per accogliere chi veniva a San Giovanni Rotondo e chiedeva esplicitamente di incontrarlo, riservando a tanti anche le residue energie degli ultimi anni. Muore il 14 agosto 2011. Salutiamo e ringraziamo Fra Nazario Vasciarelli, vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Fra Modestino Fucci. Pace bene Fra Nazario, ben trovato. Pace bene a voi, buongiorno. Ebbene, 10 anni sono passati dalla morte di Fra Modestino, mentre Fra Ezio ti ha salutato, penso sia arrivato anche a casa il saluto. E cosa resta di questa vita straordinaria, Fra Nazario? Cosa resta? Tanto, e su questo stiamo veramente lavorando in maniera veramente seria, in questo che è il processo di beatificazione e canonizzazione di Fra Modestino Fucci da Pietrelcina. Resta il suo insegnamento, la sua umiltà, da quelle che sono le lettere che quotidianamente
giungono alla vice postulazione, io avverto la vicinanza alla gente, ai suoi amici, ai tanti devoti di Fra Modestino. Proprio ieri, parlando con un membro di un gruppo di preghiera, mi diceva: io ringrazio di averlo incontrato. Dopo Padre Pio ho avuto sempre questa confidenza verso Fra Modestino, la sua capacità di entrare nelle problematiche di tutte le famiglie e poi questa capacità di introspezione. Fra Modestino aveva questa lettura del cuore per tanta gente. Sono solo alcuni elementi della vita spirituale di Fra Modestino che permangono nel tempo. Fra Nazario, permettimi di farti una domanda un po' incuriosito per quanto riguarda anche un testo, no? Io testimone del padre, riedito diverse volte, no? Lì Fra Modestino racconta come nasce la sua vocazione e come ha un diverbio quasi con Padre Pio, scontroso, acceso. E l'attenzione mi è posta in maniera particolare, che ti pongo anche, cioè questa forza da un lato, ma nello stesso tempo la semplicità di una vocazione, quella della portineria, quello della preghiera del rosario, quella delle benedizioni, semplice, forza e semplicità. Ti devo dire che lo scontro con Padre Pio è avvenuto perché Padre Pio guardava lontano nella vita di Damiano Fucci, e Fra Modestino, quando ha fatto il militare, aveva così coccolato l'idea di entrare in una comunità contemplativa. Però prima di esprimersi, prima di prendere delle decisioni, voleva parlare col suo paesano. A Pietrelcina non si muoveva niente se non si chiedeva a Padre Pio da Pietrelcina. E allora bisogna aspettare la fine della guerra, quando c'è questo incontro-scontro, no? Dobbiamo dire, perché... Bene, sì. Perché Fra Modestino, all'epoca Damiano, va da Padre Pio e gli dice: io voglio entrare. No, aspetta, vieni qua, stati un po' con me, ne parliamo. E Damiano si trasferisce un anno a San Giovanni Rotondo. Dopodiché iniziano a parlare in maniera seria della sua vocazione. E Padre Pio gli dice: no, tu devi fermarti qua, devi fermarti tra i frati cappuccini. Ma fai come ti dico, gli dice Padre Pio. E a un certo punto Fra Modestino inizia un suo percorso. Qualche anno dopo Fra Modestino viene a sapere che l'abate e il fratello portinaio di quella comunità contemplativa furono uccisi da dei ladri che erano penetrati nell'abbazia. E Modestino arriva, era un uomo intelligente, perspicace, dice: ma questa era la sorte che era riservata a me? E Padre Pio gli dice di sì. E questo fa sì che Modestino entri nella nostra famiglia religiosa, i frati cappuccini. Una vita è stata dura, no? La vita di Modestino, fino ad arrivare a San Giovanni Rotondo, dove non tutto è stato rose e viole. Lì Padre Pio si è dovuto, Fra Modestino si è dovuto inventare la portineria, si è dovuto inventare di essere portinaio. Cosa significava essere portinaio a San Giovanni Rotondo? Non soltanto alzare un telefono o aprire, toccare un bottone, aprire le porte a destra e a sinistra. Quello lo potevo fare io nei periodi in cui potevamo con gli altri studenti sostituirlo in maniera indegna, perché noi, quando eravamo studenti, no, piccoli aneddoti, io ho sostituito Fra Modestino alla portineria. Però io alzavo il telefono e dicevo: no, Fra Modestino non c'è,
Fra Modestino torna tra 15 giorni. E poi passavano i confratelli, passavano degli ospiti. Allora toccavo dei bottoni che erano nella portineria, aprivo ora la porta della sagrestia, ora la porta del convento. Ma Fra Modestino lì ha iniziato veramente la sequela di Padre Pio, a esportare, tra virgolette, il Santo Rosario, ad accogliere i tanti pellegrini, a pregare per loro. Si è fatto carico della vita di questi pellegrini, tanti pellegrini che facevano fila nella portineria, e questo era lavoro, no? Voi avete detto nel servizio, tante volte mettendo a dura prova il suo fisico, soprattutto negli ultimi anni, però Fra Modestino aveva dove ricaricarsi. Fra Nazario, tu, a proposito, ecco, di pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, io vorrei farti ascoltare insieme a tutti i nostri amici anche una bella testimonianza di Consilia De Martino. Tutti la conoscono per essere la miracolata che ha permesso a Padre Pio di diventare beato, ma tutto nasce nel segno di Fra Modestino. E allora io vorrei far ascoltare ai nostri amici una brevissima testimonianza che la signora Consilia, che purtroppo non vuole intervenire in diretta nelle trasmissioni, ma ci ha concesso davvero l'onore di una testimonianza telefonica. Ecco, la voglio far ascoltare a tutti quanti voi. Ascoltiamo insieme. Fra Modestino l'ho conosciuto nel 1988, e diciamo che io ho iniziato a salire a San Giovanni Rotondo proprio nel 1988. Dopo pochi pellegrinaggi, cioè terzo, quarto pellegrinaggio, ho avuto il piacere di conoscere Fra Modestino. E da allora è stato un colloquio continuo per 23 anni, fino al giorno 10 agosto del 2011, praticamente 4 giorni prima che lui morisse. E da quel giorno della nostra conoscenza, ogni mattina ci sentivamo al telefono, per cui ho avuto una direzione spirituale di 23 anni. Fra Modestino è stato fondamentale nella mia crescita spirituale, praticamente 23 anni di colloqui giornalieri, di indicazioni, insegnamenti, letture spirituali, pensieri spirituali che lui mi dava ogni giorno, e direttive per una mia crescita praticamente. A parte, penso che lo sappiano tutti, che ho avuto un ruolo fondamentale anche nel miracolo della beatificazione. Qui lui ha pregato tantissimo per me. Gli devo tutto, perché lui mi ha dato delle direttive. Io sì, ero credente, ma non a tal punto. Cioè, tutta la mia crescita e tutta la mia conoscenza la devo a lui. Ero vicino al letto 4 giorni prima che morisse e ho chiesto se volevamo recitare il Santo Rosario. Lui col cenno, mi ha fatto cenno con la mano di sì, abbiamo detto i misteri dolorosi. Ed è una strana coincidenza, perché? Perché la prima volta che lui mi ha portato giù in cripta abbiamo recitato i misteri del dolore. Quindi io associo questa cosa a una coincidenza, chiamatela, cioè chiamala come vuoi, però ho detto il primo rosario con lui, i misteri del dolore, e l'ultimo, i misteri del dolore. Prima di morire, io, sai, sono una persona allegra, anche se sembro che non voglio fare interviste e cose, in realtà ho un carattere molto allegro. E io ho chiesto, ma Padre Pio in me che cosa ha visto? Dice, no, figlia mia, io il primo giorno che ti ho vista ho detto, è lei che porterà all'altare Padre Pio. Bene, dobbiamo purtroppo salutare Fra Nazario, Fra Ezio, anche perché Grazie, Padre Nazario. Tempo corre. Ci dobbiamo rivedere nelle prossime settimane, perché abbiamo davvero grattato la superficie della vita di Fra Modestino. Quindi certo, ti invitiamo per le prossime settimane, ne parleremo in maniera molto molto diffusa. Grazie, Padre Nazario. Posso giusto per chiudere, un secondo, sì, Leonardo, per chi volesse interpretare anche Fra Modestino, volesse avere colloqui con me, io posso rispondere sempre
al numero della vice postulazione o sulla posta elettronica. È importante questo, proprio perché è continuo anche è continua la raccolta del materiale, non rubo altro tempo. Il numero della vice postulazione è 348 3866 220, oppure potete scrivere a vicepostframodestino@gmail.com. Poi penso che anche Telepadre Pio, Padre Pio TV, può mettere anche dei quadri che ha già pure Leonardo nel suo telefonino. Grazie, pubblicità. Figura che vogliamo in qualche maniera presentarvi quest'oggi è un frate che viene dalla Sardegna, Fra Nazareno da Pula, che Padre Pio aveva in grandissima considerazione, tanto che si sono incontrati e che la vocazione di Fra Nazareno nasce proprio da questo incontro con Padre Pio. Se la regia mi dà l'ok, noi possiamo dare il benvenuto a Fra Roberto Sardu, che è vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di questo frate che davvero ha fatto parlare e fa ancora parlare di sé. Se la regia mi dà un cenno... Non ce l'abbiamo. Allora, direi a questo punto di far vedere il servizio che abbiamo preparato sulla vita di Fra Nazareno da Pula e poi speriamo di poter parlare anche se per pochi minuti con Fra Roberto Sardu. Dicono che Padre Pio rimproverasse i sardi che venivano da lui perché, diceva, voi avete Fra Nazareno e potete rivolgervi a lui. Era stato proprio il frate di San Giovanni Rotondo, infatti, a cambiare la vita di quel ragazzotto sardo, che risponde al nome di Giovanni Zucca. Nasce a Pula, in provincia di Cagliari, il 21 gennaio 1911, sesto dei 9 figli di un allevatore di bestiame. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui viene fatto prigioniero dagli inglesi, si affaccia in lui la vocazione religiosa. Va a chiarirsi le idee da Padre Pio, che dopo un'accoglienza un po' burbera, secondo il suo stile, lo rafforza nella vocazione. Sarà cappuccino, ma non come vorrebbe la di lui ombra, bensì nella sua Sardegna. A 39 anni veste l'abito di San Francesco e gli viene imposto il nome di Nazareno. A contatto con la gente si scoprono in fretta i doni umani che il Signore gli ha dato. È qui che cominciano a fare capolino anche doni soprannaturali, di cui si sussurra il suo passaggio. Nel 1958 arriva a questuare sulle strade di Cagliari, sulle orme di Fra Nicola da Gesturi. Fra Nazareno viene visto dalla gente come il continuatore della preziosa opera di Fra Nicola. E questo nuovo fraticello non è da meno alla sua opera. A lui si ricorre per consigli, per intercessioni, per conforto. Si dimostra paziente nell'ascolto, saggio nei consigli, con la capacità di leggere nei cuori e predire il futuro. Ma sono soprattutto le sue mani a operare meraviglie. Decine, forse centinaia, casi di guarigione, spesso inspiegabili. Se da un lato queste sono come la firma di Dio sul suo operato, dall'altro sono anche quelle che tolgono la pace al povero convento di Cagliari. Viene mandato così a Sorso, nel nord della Sardegna, ma la gente lo raggiunge anche là, con tutti i mezzi possibili. Dopo una decina di anni torna a Cagliari e gli viene assegnata una casupola un po' discosta dal convento, sempre assediata da malati e bisognosi. Muore il 29 febbraio 1992. Ecco, vorrei, ecco, do il benvenuto a Fra Roberto Sardu che vediamo inquadrato, nel frattempo noi ci possiamo allargare, Fra Ezio, così diamo anche ai nostri amici telespettatori la possibilità di vedere inquadrato Padre Roberto e voglio riprendere la domanda che Padre Pio faceva a coloro i quali si recavano da lui, ai sardi in maniera specifica, che cosa venite a fare qui, avete Fra Nazareno? Sì, allora... lui voleva farsi frate lì a San Giovanni Rotondo dopo la sua conversione, quando rientra dall'Africa ha una crisi spirituale, va da Padre Pio, si confessa, Padre Pio lo manda via per ben due volte, poi Padre Pio lo accoglie e matura in lui una conversione ma anche una vocazione religiosa. Era fidanzato, lascia la fidanzata,
e chiede a Padre Pio di volersi fare frate lì in quella provincia. Padre Pio le disse: no, figlio mio, tu tornerai nella tua provincia in Sardegna, perché lì farai tanto tanto bene. E quella profezia di Padre Pio è stata realtà. Io ho vissuto per più di 10 anni con Fra Nazareno, quindi sono anche oltre ad essere il vice postulatore, sono anche testimone della causa di beatificazione. E questa, ecco, e Fra Roberto, questa come dire, questa vita vissuta, io è la domanda, la rimbalzerei all'ospite che hai alla tua sinistra, che ha visto sì. Fra Nazareno, e che oggi ci vuole dare una testimonianza importante della vita di questo frate. Sì, Orlando, come l'ha conosciuto lei Fra Nazareno? Guardi, io Fra Nazareno l'ho conosciuto tramite di babbo e mamma, il prima volta. Io neanche lo conoscevo, io Fra Nazareno ne ho sentito parlare di mamma, babbo, di Fra Nazareno. Babbo faceva il pastore e io ero aiutante di babbo, facevo aiutante pastore. E babbo mi ha regalato 10 pecore e io, senza vederlo niente a Fra Nazareno, mai visto, sentito solo parlare, e ho pensato: il primo frutto delle mie pecore lo voglio regalare al Signore. Io ho detto per conto mio, non l'ho detto né a mamma né a nessuno, però a mamma io gli ho detto: oh mamma, il primo agnellino che fanno le mie pecore lo voglio regalare a Fra Nazareno. A mamma gli ho detto: a Fra Nazareno. Però quando mamma è andata a portare l'agnello a Fra Nazareno, Fra Nazareno, mamma l'ha detto: Fra Nazareno, lei, il pastore ha voluto dare il primo frutto delle sue pecore a lei, a Fra Nazareno, per lei, questo agnello. E Fra Nazareno la risposta, sa cos'è? Ha detto: non è a me che la sta dando, è al Signore che lo sta dando. Io non l'avevo mai visto, non ho parlato con mamma, non ho parlato con nessuno. E Fra Nazareno ha risposto: non è a me che lo sta dando al Signore. Come aveva detto la prima, come era stato il suo pensiero proprio? Il mio prima. Pensiero, io non lo conoscevo. Poi mamma mi ha detto: ma sai cosa mi ha detto Fra Nazareno? Mi ha detto che tu l'agnello l'ha voluto regalare al Signore. Io sono rimasto sbalordito, come mai? Non ho parlato mai con nessuno di queste cose, l'ho parlato solo con me stesso. E Fra Nazareno mi dice: l'ha voluto dare, lo deve dare al Signore, il suo desiderio è dare al Signore. E poi ho pensato da solo, ero un ragazzino, avevo 16, 17 anni, più o meno ero a quell'età. E ho pensato, guarda, l'ho creduto subito quando ho detto questa cosa, ho detto: Fra Nazareno sa tutto. Io sono rimasto sempre, qualunque cosa che facevo, chiedevo un parere a Fra Nazareno. Ascoltiamo la domanda di Fra Ezio. Orlando, vai Fra Ezio. Padre Roberto, e un po' legandomi un po' legandomi a quello che diceva il nostro fratello Orlando, e io guardo dall'altro lato, ricordo quando sono stato lì da voi qualche anno fa, queste caramelle, piccole caramelle, piccoli gesti che sconvolgono la vita. Che ci dici tu a riguardo? Ora, riguardo delle caramelle, era stato Padre Pio stesso, sai, che gli aveva benedetto le prime caramelle e gli disse: vai, vai, dai le caramelle, vedrai quanta gioia porterai in Sardegna. E Fra Nazareno, tutte le volte che andavano delle persone, dava delle caramelle, ma lui prendeva così, senza contarle, no? E la gente poi, una volta prese queste caramelle, diceva: ma guarda, me ne ha dato 4, ma siamo 4 in famiglia, oppure me ne ha dato 5, ma siamo 5 in famiglia. Poi se c'era qualche persona malata, cosa faceva? La scartava lui e la metteva in bocca, di questo sono testimone anch'io, la metteva in bocca direttamente alla persona e diceva: din Ave Maria la Madonna. E sai quante guarigioni ha fatto? Tantissime. Ma non solo con le caramelle, c'è anche un episodio bellissimo da raccontare che riguarda proprio una pianta di fichi lì a San Giovanni Rotondo. Ti chiedo di farlo in 30 secondi, Padre Roberto, purtroppo faccio il cattivo oggi perché la pubblicità incombe. A San Salvatore, che la zia di Modestina Fini,
che ai tempi, all'inizio levava la biancheria di Padre Pio e buttavano l'acqua, e disse a un frate: ma ci dispiace buttare via quest'acqua piena di sangue, profumata, dice, innaffia questa pianta di fichi. Quando Fra Nazareno ha saputo questo, si portava via i fichi, li faceva seccare e poi li dava agli ammalati. Ci sono state tante guarigioni. Noi adesso martedì avremo la riesumazione del corpo, la riesumazione canonica, martedì 26 ottobre alle ore 17:30, alla presenza dell'arcivescovo, del postulatore generale e del tribunale ecclesiastico. E noi saremo uniti con voi in preghiera, padre Roberto. E soprattutto apriremo un'ulteriore parentesi su Fra Nazareno, perché davvero il tempo a disposizione è stato davvero troppo poco per poter parlare di questa figura importante. Quindi anche a te, Fra Roberto, rinnovo l'invito, ecco, a tenerti disponibile per parlare di questa figura davvero davvero importante. Grazie a te, al tuo ospite. Grazie. Ci risentiamo presto. Grazie. Ciao, pace bene. Pace bene. Linea alla pubblicità. Eccoci allora ritrovati. Adesso andiamo a vedere una delle immagini giovanili che accompagna, ecco, il nostro programma sin dall'inizio. Vediamo il servizio con Chiara Luce Badano. Chiara Badano visse a Sassello con il padre Ruggero, camionista, e la madre Maria Teresa Casalinga. Volitiva, tenace, altruista, ha un debole per le persone anziane che copre di attenzioni. A 9 anni conosce i focolarini di Chiara Lubich ed entra a far parte dei GEN. Dai suoi quaderni traspare la gioia e lo stupore nello scoprire la vita. A 16 anni, durante una partita a tennis, avverte i primi lancinanti dolori ad una spalla. Callo osseo, la prima diagnosi, osteosarcoma dopo analisi più approfondite. Inutili interventi, chemioterapia, spasmi, paralisi alle gambe. Rifiuta la morfina che le toglierebbe la lucidità. Alcuni medici non praticanti si riavvicinano a Dio vedendola. La sua cameretta, in ospedale prima e a casa poi, diventa una piccola chiesa, luogo di incontro e di apostolato. Chiara Lubich, che la seguirà da vicino durante tutta la malattia, in un'affettuosa lettera le pone il soprannome di Luce. Negli ultimi giorni di vita, Chiara non riesce quasi più a parlare, ma vuole prepararsi all'incontro con lo sposo e si sceglie l'abito bianco. Spiega anche alla mamma come dovrà essere pettinata e con quali fiori dovrà essere addobbata la chiesa. Suggerisce i canti, le letture della messa funebre e vuole che quel rito sia una festa. Le ultime sue parole: mamma, sii felice, perché io lo sono. Ciao. Muore all'alba del 7 ottobre 1990. E per parlare di questa figura straordinaria, stamattina nei nostri studi con noi Fra Italo Sant'Agostino. Pace bene, Fra Italo, ben trovato. Pace bene, grazie per l'invito. E in collegamento Skype, Chicca Coriasco, che ha davvero vissuto con Chiara una parte significativa della propria vita. Ben trovata, Chicca. Grazie, ciao a tutti, mi sentite? Sì, benissimo, ti sentiamo, anche se, ecco, ora per un attimo abbiamo visto l'immagine frizzata. Da chi vogliamo partire, Fra Ezio? Perché davvero da Chicca, sì. Partiamo da Chicca, allora. Chicca, lascio a te la parola, ecco, per descriverci Chiara, non farei domande. Certo, abbiamo già visto questo breve video che esprimeva in piccoli punti quello che è stata Chiara. Io posso raccontarla come l'ho vista io, come amica. Ci siamo conosciute quando eravamo due ragazzine, lei aveva 9 anni e mezzo. E, da subito è stata un'amicizia immediata, avevamo gli stessi gusti, gli stessi interessi, quindi ci piaceva nuotare, ballare, cantare sulla musica di Springsteen o degli U2. Insomma, passavamo tutto il tempo possibile insieme, perché era veramente bellissimo come amicizia tra noi. Ma quello che ci aveva legato, io la prima volta che l'ho vista, era proprio perché ci eravamo messi d'accordo per andare ad un incontro organizzato dal Movimento dei Focolari. E in quel viaggio in treno è iniziata la nostra amicizia. È bastato uno sguardo per capire che saremmo state amiche per sempre. E quindi così, con Chiara, Chiara Lubich ci aveva dato questa opportunità che potevamo veramente, nella vita di tutti i giorni, potevamo mettere in pratica il Vangelo. E così ci provavamo, come eravamo capaci, a casa, a scuola, e poi ci raccontavamo le nostre piccole esperienze che facevamo. Perché per Chiara Gesù non era una cosa astratta,
era un qualcuno da incontrare ogni giorno nella vita davanti alle persone che incontravamo e soprattutto anche in quelle persone che soffrivano di più o erano più disagiate. Per esempio Chiara andava spesso a trovare una signora anziana in una casa di riposo vicino a casa proprio per farle compagnia, starle accanto e così con tanti altri piccoli gesti concreti. Ma veramente quello che ci dava coraggio anche che non era un'esperienza individuale in questo rapporto con Dio, ma anche era fatto insieme, perché ci dava coraggio sapere che ciascuno nel suo piccolo cercava di mettere davvero in pratica le parole del Vangelo. E così questo ci lanciava in nuove sfide a provare a concretizzare nella vita di tutti i giorni queste semplici frasi che però chiedevano grandi sfide, insomma. Chicca, penso di interromperti un attimo per chiederti che, come per i genitori un po' è difficile la perdita di una figlia, no? Immagino questo, anche per gli amici è difficile la perdita di un'amica tutta speciale in questo caso, no? Chiara Luce. E ti chiederei anche questo aspetto, quale insegnamento, quale luce porti dentro che ecco Chiara ti ha lasciato magari ecco, da custodire, che dovrai custodire, ecco? Ma intanto poi c'è tutto il periodo della malattia, quindi lì Chiara ci ha insegnato tantissime cose, stando accanto a lei l'abbiamo vista vivere e morire e quindi ci ha lasciato tanti insegnamenti, perché davvero accanto al suo letto si possono dire tante cose, ma quello che non riusciamo a esprimere è l'aria che si respirava accanto a lei, e era una straordinaria normalità che però ci faceva sentire una vicinanza speciale con il cielo. E infatti nel servizio abbiamo visto e ascoltato che tanti medici che non credevano che erano atei, vedendola si sono convertiti, vedendo questo straordinario esempio di affidamento al Signore. Fra Italo, vorrei arrivare da te per chiederti qual è il tuo legame personale con la Beata Chiara Badano. Sì, io ebbi il primo impatto con la figura di Chiara quando andammo in un pellegrinaggio a visitare la Sindone, quindi è stata una tappa in realtà laterale a quello che era il viaggio di per sé. Andammo a casa e abbiamo avuto la fortuna di incontrare sia la mamma che il papà di Chiara, che ci hanno accolti, la mamma con sforzo, perché comunque è malata di cuore, anche contro le indicazioni del medico, ha voluto un po' raccontarci di sua figlia. Vedere la cameretta, vedere diciamo, questi luoghi che raccontavano una storia, le ferite nel cuore dei genitori che erano visibili, ma anche la consapevolezza di essere ancora genitori, ecco, di avere una figlia ancora da raccontare. Però è finita lì. Poi sono passati anni, io sono entrato in convento, ogni tanto la vedevo Chiara nei vari passaggi perché veniva raccontata, veniva proposta. In convento trovai un libro che parlava di lei, oh che bello, iniziamo a leggerlo. Ora io parto da una base molto profonda di ipocondria ai tempi, poi il Signore devo dire che mi ha guarito. Fatto sta che come leggevo la storia di questa ragazza, all'inizio molto semplice, molto bello, condividevo con lei tante cose, il canto, la voglia di fare, di incontrare, di muoversi, ecco. Poi quando arrivò la notizia della malattia, io ho iniziato ad avere difficoltà ad approcciarmi a quel libro, a quella storia. In particolare sono stati nominati nel video gli spasmi che lei aveva alle gambe, le si contraevano, tant'è che c'è un episodio particolare del papà che una volta gliele lega per farle stare ferme, la mamma poi un pochino reagisce stupita da questa idea del papà, insomma un po'... Era chiara, non era un'idea del papà, era proprio un'idea di Chiara che ha voluto per evitare ai genitori di stare sempre accanto a lei. Ma non era il papà, era Chiara che gliel'ha proprio chiesto, l'ha supplicato che facesse questa cosa al papà, ma la mamma era messa, quando è tornata, quando l'ha vista lì ha detto slegala subito perché tu in croce ci sei già, e quindi... Però Chiara ha subito detto, ma è stata una mia idea mamma, non ti preoccupare, non c'entra papà. E quindi io, al sapere questa cosa, già mi sentivo le gambe che quasi mi si contraevano anche a me, ho detto basta, te lo metti a posto questo libro, non è per te. E invece poi ho scoperto insomma che c'era una luce, non voglio fare giochi di parole strani, in questa storia. La bellezza di questa ragazza, secondo me, qual è stata? Quella che lei voleva essere buona,
era una ragazza e non è da tutti. Questo desiderio, cioè tu non è che sei buono perché lo sei, sei nato così. Lei voleva essere come Gesù, voleva amare Gesù. E questo nella storia della sua vita cercava di metterlo in pratica con sforzo. La mamma stessa racconta che c'era una volta in cui chiedeva qualcosa a Chiara, lei d'impulso diceva di no. Però dopo un po' ripensava e diceva, obbediva alla mamma. Ecco, vedete questo cambio che lei aveva già da piccolina. La fatica che noi tutti facciamo, però a volte noi siamo pigri e diciamo di no. Un'altra cosa che volevo dire, magari per i giovani che ci ascoltano e anche i parenti, bene, sì, è che Chiara è stata bocciata a scuola per un rapporto particolare con una professoressa, io non mi dilungo. Però perché la Chiesa ci propone come modello una ragazza che magari, secondo quello che noi viviamo e sappiamo, ha fatto qualcosa che indicheremo come no, non è bravo uno che viene bocciato. Ecco, i valori che noi diamo magari ai nostri figli. Chiara voleva essere buona. Noi che cosa diciamo di più ai nostri ragazzi, ai nostri giovani? Ti innamori, devi essere buono, sii buono, applichi il Vangelo, oppure devi essere bravo a scuola, devi essere obbediente, devi seguire la tua carriera. In che cosa noi li spingiamo a essere bravi nella vita? Dal primo giorno in cui abbiamo creato un pochettino, Leonardo si è preoccupato di realizzare questo programma. Io dicevo a lui, questa deve essere una scuola d'amore perché possa arrivare questo messaggio alle nuove generazioni anche di un'umanità che è vissuta nella piccolezza, anche nella quotidianità. Allora vi chiederei, dato che andiamo verso la chiusura, sì, abbiamo giusto un minuto, di lanciarci una luce. Una piccola luce, quella che potrebbe essere una parola, in una parola Chiara Luce, perché possa arrivare direttamente ai cuori dei giovani. Lo chiedo a te, Chicca, lo chiedo a te, Italo. Partiamo da Chicca. Ma sì. Sicuramente Chiara si dice un po' che è il suo testamento. Poco prima di morire aveva già l'ossigeno, faticava a respirare, ma ha voluto salutarci noi che eravamo lì. E quando siamo arrivati noi giovani, ha detto i giovani sono il futuro. Io, vedi, non posso più correre, ma vorrei consegnare la fiaccola, come fanno alle Olimpiadi, che uno corre, a un certo punto si ferma e consegna la fiaccola all'altro, perché hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene. Io penso che questa cosa che dice Chiara davvero dice a tutti i giovani di oggi che possono anche loro prendere questa fiaccola e cominciare a correre portandola in alto. E Chiara è accanto a loro in questo cammino, davvero continua. Io posso dirlo che è stata un'amica straordinaria per me, ma adesso lo è per tantissime persone che trovano lei davvero una guida, un'amica, un modello da seguire ed è capace di instaurare, toccare il cuore in una maniera bellissima. E penso che chi riuscirà a conoscerla potrà davvero contare su di lei e loro, ciascuno di loro, nella propria vita, nella propria esistenza, non serve un tumore per vivere una vita straordinaria. Grazie. Ma Chicca, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo, Italo, per essere stata con noi, Italo. Per me due frasi di Chiara che sono per me le frasi simbolo di Chiara, che sono: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io e io ho tutto finché posso amare. Bene, Leo. Allora noi dobbiamo salutarci per chiudere con il nostro saluto tradizionale, ringraziando davvero gli ospiti per essere stati con noi e tutti quanti voi per averci seguiti. Appuntamento a sabato prossimo e chiudiamo con il tradizionale. Pace e bene. Pace e bene a tutti.